ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo Fast Web Store in Corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni. Due deleghe sono state conferite dal sindaco Vincenzo Servalli al capogruppo consigliere di Azione Federico De Filippis. In particolare, la prima è volta alla realizzazione di un sistema di valorizzazione del parcheggio dell'area mercatale nei giorni di venerdì, sabato e domenica, quale supporto al mondo del commercio e della movida. Voglio ringraziare il sindaco Vincenzo Servalli per la fiducia che mi ha dato nel conferirmi queste due deleghe. Una delega riguarda la riorganizzazione del parcheggio dell'area mercatale, soprattutto nel periodo del fine settimana, dal venerdì, il sabato e la domenica, per favorire la sosta in quell'area della città e liberare il traffico nella zona centrale. Questo si sposa anche con quello che è il progetto, un progetto che già da un po' di tempo io stavo seguendo, che è quello di un car sharing a Cava dei Tirreni con auto elettriche. Sempre con riferimento a questa delega, il sindaco mi ha anche chiesto di verificare la possibilità di trovare nuovi posti auto, soprattutto nella parte centrale del centro cittadino, e questo si sposa anche un po' con il ruolo di presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza. Tant'è vero che già ci siamo adoperati a scorsa commissione per verificare la disponibilità di nuove aree dove individuare posti stalli per la sosta in compensazione con quelli che verranno tolti al momento della chiusura del trincerone e della realizzazione del parco urbano. Il consigliere De Filippis dovrà occuparsi inoltre di ricercare soluzioni per le cosiddette comunità energetiche, finalizzate al risparmio dei costi dell'energia, ormai divenuti insostenibili. Per quanto riguarda invece la seconda delega, quella che riguarda le comunità energetiche, questa è una delega che, devo dire la verità, mi rende molto soddisfatto, soprattutto per l'argomento, per il tema del quale mi dovrò occupare, soprattutto in questo periodo storico dove c'è una carenza, dove il costo dell'energia elettrica è lievitato notevolmente. Trovare nuove fonti di accumulo dell'energia elettrica, o comunque altre fonti alternative per rendere autosufficienti le strutture comunali, comunque per garantire una diminuzione dei costi al comune e quindi alla cittadinanza, comunque una cosa che è un campo che mi stimola molto. Ho già avuto un primo incontro con l'ingegnere Attanasio e devo dire la verità, sono rimasto molto soddisfatto perché ho notato una certa sensibilità sull'argomento e anche la predisposizione da parte degli uffici a realizzare interventi e la predisposizione anche a organizzare e a partecipare ai bandi del PNRR che saranno di qui a poco proposti. L'incarico, che avrà durata di 6 mesi prorogabili, sarà reso a titolo gratuito.